all'assemblea di Catania dell'MPA c'è anche Massimo Russo, che è l'assessore regionale alla sanità. Dottore Russo, ma il suo rapporto con l'MPA com'è? Lei è organico al partito, è esterno, è un fiancheggiatore? Beh, sono termini che riecheggiano categorie che trattavo quando facevo un altro mestiere. Sono l'assessore più anziano di questa giunta che sta cercando, tra tante difficoltà, di cambiare la Sicilia. E in un processo complicato di cambiamento occorre il supporto di un partito, occorre il consenso della gente, occorrono i voti in assemblea. Ma lei sa bene che più volte si parla di un suo innesto organico all'interno del partito. Dunque, io sono per fare, lo sto dimostrando operando in una delle branche più difficili dell'amministrazione, quella della sanità. È necessario confrontarsi con la base del partito che poi ha sostenuto Lombardo in questo processo di cambiamento anche politico. Sono qui a portare la mia esperienza, a capire se questo partito è in grado di intercettare, e ne sono convinto, il vento di cambiamento che ormai spira in tutta Italia, a rilanciarlo con una politica diretta a vincere la scommessa delle scommesse, quella di riportare dignità alla Sicilia. Questo è il fine fondamentale. Sì, dottor Russo, però lei ci gira intorno un pochettino a questa questione, cioè se lei effettivamente entrerà a far parte dell'MPA o meno. Dunque, io sono il magistrato in aspettativa e quindi ho ben consapevolezza dei limiti anche di un mio eventuale impegno. Io sono una persona che sta mettendo a disposizione della sua terra un metodo, l'unico che conosco è quello della legalità a servizio del cambiamento. Credo che le etichette in questo momento non siano importanti e dobbiamo tutti abituarci a pensare anche in un modo diverso. Guardiamo ai risultati prima ancora che alle relazioni. Le relazioni sono funzionali per ottenere i risultati. In questa chiave, in questa logica, guardo con attenzione a un partito che sappia tutelare davvero gli interessi della Sicilia, di una grande terra che però sia sempre espressione di una grande nazione, l'Italia. La ringrazio e buon lavoro.